Ciao a tutti e benvenuti. Rieccoci ad un nuovo appuntamento di ricette veloci, video che faccio in collaborazione con Mauro, che tutti voi ormai conoscete benissimo. Oggi la ricetta che vi proporrò sarà ispirata al piatto che ha preparato Mauro, quindi le carote caramellate. In questo caso io preparerò delle cipolle in agrodolce. Quindi per preparare le nostre cipolle in agrodolce avremo bisogno di innanzitutto due cipolle rosse. Queste sono le cipolle di Tropea, che hanno la caratteristica di essere dolci, molto più dolci rispetto alle cipolle normali, quindi a mio avviso sono molto più facili da digerire e meno pesanti. Poi ci servirà un cucchiaio di zucchero di canna e 3 cucchiai di aceto balsamico. In questo caso io utilizzo l'aceto balsamico di Modena, che è buonissimo e come vedete mi sta per finire. E poi ci servirà anche un po' d'olio d'oliva. Detto questo, cominciamo. Dopo aver pulito e lavato per bene le nostre cipolle, le andiamo a tagliare ad anelli molto sottili. Questo ci aiuterà per la cottura del piatto, quindi si cuoceranno in modo molto veloce. In una padella vado a scaldare un po' d'olio d'oliva e poi ci vado a buttare dentro le nostre cipolle. Mi raccomando, non dovranno friggere, ma dovranno stufare. Quindi io vi consiglio di coprirle con un coperchio. Tra l'altro, mentre le tagliavo, siccome ho usato il coltello sbagliato, mi sono pure tagliato un dito. Però vabbè. Quindi lasciatele stufare, dopodiché passiamo al passaggio successivo. Sono passati pochissimi minuti e le nostre cipolle, come vedete, già si sono appassite. A questo punto andiamo ad aggiungere i nostri 3 cucchiai di aceto balsamico. Io l'aggiungo tutto perché tanto mi sta per finire, quindi. Ok, mescoliamo un po' e continuiamo la cottura per qualche altro minuto. Ah, ecco, alziamo la fiamma, già che ci siamo. Una volta che l'aceto balsamico si sarà assorbito, andiamo ad aggiungere il nostro cucchiaio di zucchero di canna e continuiamo a mescolare finché non si sarà sciolto. Dopodiché le nostre cipolle saranno pronte. Una volta che lo zucchero di canna si sarà ben sciolto, vado a spegnere il fornello e le nostre cipolle sono pronte. Se voi volete ottenere delle cipolle ancora più morbide, vi consiglio di tenerle ancora un altro po', sul fuoco. Io, siccome voglio che rimangano croccanti, le tolgo direttamente adesso dal fuoco. Ed ecco qua, le nostre cipolle in agrodolce sono pronte per essere gustate. Effettivamente non è un piatto molto leggero perché molta gente ha dei problemi a digerire la cipolla, però secondo me una volta tanto un assaggino lo possiamo pur fare. Quindi Mauro, questa è la mia proposta di ricetta veloce di questo mese. Spero che ti sia piaciuta, è davvero facile e veloce da fare. Quindi ragazzi, vi rimando al prossimo video di ricette veloci, un bacione a tutti e buon appetito!